70, chiaramente nel bando sono indicati tutti i criteri che sottendono alla riapertura del pronto soccorso, quindi i vari reparti di supporto, scusate, in particolare medicina, chirurgia, i servizi di anestesia e tutti gli altri servizi che sono previsti nel DM70, oltre all'attività ambulatoriale e di servizi quali radiologia e laboratorio che devono essere a supporto del pronto soccorso. In più l'ortopedia, come dicevo prima, che viene ripristinata come reparto. Per quanto riguarda il discorso della popolazione e degli accessi, chiaramente quella è stata una scelta del piano sociosanitario, cioè il coraggio della giunta regionale è stata in quel punto di ridefinire come pronto soccorso, scusate, questo funziona, sì. Come pronto soccorso l'accesso all'emergenza nell'ospedale di Bordighera. Ora è chiaro che quindi da questo punto di vista i criteri di DM70 sono rispettati. Ricordo anche che l'applicazione del DM70 nelle singole regioni è facoltà della regione, quindi è il piano sociosanitario che è stato il momento in cui come regione e quindi a cascata come ASL, come enti che attuano le azioni del piano sociosanitario sul territorio, si è deciso di ripristinare questo tipo di assetto. Se va male, che non aiuta a fare le cose. Se va male, io credo che allora ci sono tutti i presupposti perché vada bene, voglio essere insomma ottimista da tutti i punti di vista. È chiaro, come dicevo prima, che come pubblico, ma a prescindere dal se va male o se va bene, come pubblico abbiamo alcune criticità. Vi do solo l'ultimo esempio. Per riuscire a far funzionare gli altri pronto soccorso della provincia, proprio grazie allora, a un discorso serrato con Alisa, quindi con Regione Liguria, grazie anche all'aver fatto comprendere a Regione alcuni meccanismi, cominciamo a introdurre specialità che non siano medicina d'urgenza in pronto soccorso. Chi di voi lavora da tanto tempo nella sanità ricorda che una volta c'erano i medici e i chirurghi che tornavano in pronto soccorso, no? Poi per riuscire a andare dietro, secondo me, ad alcune evoluzioni, diciamo così, del servizio sanitario, si è deciso di fare la specializzazione di medici d'urgenza. Ora vi assicuro che fare i turni di un pronto soccorso o di una radiologia o di un'anestesia, dove si parla di turni, quindi è la cosa più facile del mondo. Se l'università ci chiedesse quanti medici d'urgenza